ごめんなさい。<noise> Un saluto a voi tutti, appuntamento con l'editoriale del MAIG Notizie in questo venerdì 9 marzo. Vi ringrazio di essere sintonizzati sul programma 97 della nostra emittente televisiva per qualsiasi comunicazione telemaig.it Avete anche la possibilità di inviare messaggi attraverso il whatsapp al numero della redazione di TelemAIG oppure collegandovi su Facebook Redazione TelemAIG. Anche lì i messaggi, potete leggere i nostri post, potete anche vedere le registrazioni dei nostri telegiornali in differita eh, collegandovi su YouTube. Giornalmente trovate i nuovi TG, i nuovi editoriali, i nuovi My Notizie. Alle 13, 14.25, 16.30, 19.30, 22 e poi la domenica la rassegna della settimana in tarda mattinata e in fascia serale. Speriamo che anche con la rassegna stampa che va in onda da lunedì al sabato di avere con voi un appuntamento gradito. Non tutti hanno la possibilità di comprare il giornale, non tutti hanno la possibilità di uscire di casa. Non tutti possono leggere quelle righe o perché si sono rotti gli occhiali o perché si deve ancora andare dall'oculista o per qualsiasi altro motivo. Speriamo di aver trovato anche una buona soluzione attraverso questa rassegna stampa, pescando un po' dalle diverse testate: quelle un po' più di destra, quelle un po' più di sinistra, quelle un po' più di centro. E a proposito, a proposito di, di destra, di centro e di sinistra, vi voglio dire che c'è qualcuno che è in crisi di astinenza. Sì, si può essere anche in crisi di astinenza politica per chi ha fatto per tanti anni la politica e non si rende conto che è arrivato il momento di starsene a casa. E però eh, il problema non è tra chi vuol continuare a candidarsi all'infinito, seppur riceva delle batoste cosiddette elettorali, ma il problema sono quegli elettori che, dimenticando il passato, ipotecano il futuro dei loro figli, dei loro nipoti, nel momento in cui, confermando gli stessi autori del paese che vivono tutti i giorni, maledendo il politico del passato che ha provocato quel disastro in qualsiasi settore e poi che fanno? Ritornano a votare, si ritorna a votare lo stesso personaggio, la stessa forza politica che magari ha provocato questi danni. Bisogna essere bravi. Bisogna avere il diario della politica del proprio comune e ogni cittadino dovrebbe segnare su questo diario durante il giorno qualche minuto di tempo a disposizione per appuntarsi quello che è accaduto nella sua città. E allora se si va per esempio, io parlo di Acquaviva, faccio l'esempio di Acquaviva ma vale per tutti i comuni, se io devo andare verso l'area di San Vito e trovo ancora un passaggio a livello e mi devo chiedere come mai tutti i politici che si sono avvicendati nel corso degli anni non sono stati capaci di eliminare questo disagio e allo stesso tempo innanzitutto questo pericolo per gli abitanti del quartiere di Santelia. C'è una scuola lì vicino, a due passi da un passaggio a livello? Ma! C'è una scuola a due passi dal passaggio a livello, un pezzo di città minimo ma che ha tutti i diritti di essere collegato con il resto dell'acqua viva tagliato al di fuori della comunità da un passaggio a livello ed è vincolata la poter, il poter andare nella, nel centro cittadino agli orari del passaggio dei treni. Devo andare a scuola, il bimbo deve andare a scuola, il bimbo deve poter uscire di, di, di casa, il bimbo deve anche poter andare, se non è più bimbo ma è, anche, è un po' più grande, il ragazzino deve poter andare in sicurezza in via Roma, per fare un esempio pratico, e c'è ancora lì un passaggio a livello. E che dire della zona industriale? hanno utilizzato fior di quattrini messi a disposizione della comunità europea nel passato hanno continuato ad utilizzare fior di quattrini messi a disposizione dalle nostre tasche in generale per regalarci una zona industriale che ha i marciapiedi riconoscibili, erbaccia, manto stradale che è una vergogna, segnaletica da terzo mondo, è una zona industriale da terzo mondo, se non fosse per qualche isola felice, ma non per un'amministrazione accorta, ma per l'imprenditore, il proprietario di quell'otto, che ha magari sia risorse umane che economiche per tenerlo bene, per curare il verde, per ramazzare la strada davanti al suo ingresso, per fare quei servizi che invece sono a cura della politica, che nel corso degli anni ha saputo, sì, in questo caso dobbiamo dire, sperperare denaro pubblico, perché nel momento in cui si investono dei soldi bisogna anche essere capaci di fare la relativa manutenzione, come bisogna essere capaci se si individua un'area a servizi dove deve sorgere una mensa, dove deve sorgere un asilo nido. Un centro servizi che non diventi un centro comunale di raccolta. E eh sì, perché cambiano i politici e si può fare il bello e il cattivo tempo, fregandosene di quello che è stato deciso in passato. Ma se ad Acquaviva ci sono problemi per costruire un'abitazione, per lottizzare un'area, sarà forse perché c'è un, pia un piano regolatore che prevede determinati... Cavilli prevede determinati requisiti, prevede determinati paletti e questo piano regolatore, se non è frutto della politica che lo ha predisposto e poi lo ha votato in aula, di chi è frutto? Ma nessuno può essere escluso dalla responsabilità di quello strumento urbanistico che oggi ci regala questi paletti questa impossibilità per molti acquavivesi di costruire in maniera facile. Io toglierei il facile, la possibilità di costruire. Nel momento in cui quindi ci rendiamo conto che ci sono dei politici che non vogliono lasciare il passo non al nuovo che avanza, perché ci può essere anche un vecchietto dietro di loro, ma che evidentemente non si è ancora messo a disposizione della comunità, vuol dire che la comunità non potrà mai crescere, perché chi ha affossato un paese, una città, una città metropolitana, una regione, una nazione, continuerà a farlo. E perché? Qual è il motivo per cui ci sono determinati personaggi che non vogliono cedere il passo. Cosa vogliono fare ancora per il bene della collettività che già non sono stati capaci di fare nel passato? È proprio così, se non siete stati capaci di farlo nel passato e nel recente periodo, è bene lasciare spazio ad altri, perché è naturale che si sta evidentemente occupando uno spazio che altri non possono occupare. Si sta facendo un danno gravissimo. Si sta facendo che cosa? Un interesse personale sta superando quell'interesse della collettività che dovrebbe invece essere al di sopra di ogni cosa, come dice il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma poi facciamo i conti con chi, guardate un po', vuol salire sul carro dei vincitori e magari sindaco uscente di una città, Acquaviva delle Fonti, pensa di entrare nel movimento 5 Stelle per fare che cosa? Perché non ha più spazio in altre sedi? Ma io, a 55 anni, non mi sorprendo più di quanto il genere umano possa essere egoista e asfaltare non le buche della propria città, ma gli interessi della collettività. E quindi vediamo a chi tra zombie, fantasmi e chi non sa più dove arrampicarsi, sugli specchi forse, vorrebbe continuare a tenere le redini di una comunità, di una città, di una regione, di uno Stato che ha già dimostrato con il proprio voto a livello nazionale che non, ne, non ne può più e vuole un cambiamento, vuole una rivoluzione democratica. È come quando c'è un fiume in piena non, si non ci sono argini che riescono a tenere la forza di queste onde e noi ci auguriamo che la forza di queste onde democratiche dei cittadini elettori, del popolo sovrano, possa essere sempre più viva affinché possa vincere il clientelismo, i poteri forti, coloro i quali sono bravi nel, non nel lavorare per la collettività, ma per vincolare il futuro della collettività, perché chi se ne frega dei figli degli altri? L'importante è sistemare mio figlio. Chi se ne frega se l'altro non ha la miglior autovettura? L'importante è che possa averla io. Chi se ne frega dell'altro? Il chi se ne frega dell'altro che non è senz'altro un principio cristiano e magari frequentano anche la Santa Messa tutti i giorni ci ricorda che questi signori dovrebbero essere invece allontanati dai luoghi sacri in cui vanno a farsi il segno della croce e invece dovrebbero andare ad inginocchiarsi e a redimersi per poi uscire e togliere il disturbo, non da quella parrocchia, ma da quella comunità a cui tanto hanno fatto gravi danni. Una giornata, quella dell'8 marzo, da dedicare a tutte le madri. Non me ne vorranno le donne. Se io prendo a riferimento questo articolo, la sento una mia amica, questa Silvana De Mari, sarà per il cognome, sarà per questi articoli simpatici che pubblica sul quotidiano La Verità, ma è veramente simpatica. I suoi scritti sono veramente... Accattivanti, sono appassionanti. Ho dedicato l'8 marzo, dice Silvana, alla prima donna che ho conosciuto in vita mia, la signora che c'era dall'altra parte del cordone ombelicale. Sono nata di sette mesi e non riuscivo a piangere. Ci voleva troppo fiato, ero troppo impegnata a cercare di respirare, attività dove pare non eccellessi. Anche la partenza era stata stentata, avevano attivato il respiro mettendomi alternativamente in acqua fredda e acqua calda. Ho respirato poco in ritardo e hanno detto alla mia mamma di non prendersela troppo perché lei era giovane e sarebbe sicuramente riuscita ad avere altri figli. Io probabilmente non sarei arrivata a sera. La mia mamma allora ha cominciato a recitare il rosario con il pensiero forse non troppo razionale, secondo molti, che finché lei fosse riuscita a ripeterlo io non sarei morta. È andata avanti una decina dopo l'altra e poi ancora e poi ancora e poi ancora, poi la stanchezza l'ha vinta e lei è crollata per poi essere svegliata dal mio pianto. Ma come... È bellissimo questo passaggio, stupendo, lo immaginiamo noi tutti. Per tutta la vita fabbrichiamo ossitocina. Quando sentiamo la voce di nostra madre, quando nostra madre muore, sappiamo che non c'è più nessuno sul pianeta cui interesserà se abbiamo messo la maglia di lana. Anche quando hai terminato da tempo l'età dell'infanzia, anche se sei amministratore delegato o sei presidente di qualche cosa di grosso, sei diventato un super milionario, sei diventato un personaggio, un super politico, un super manager, la tua mamma ti insegue per chiederti, ma ti sei messo? La maglietta di lana. La maglia di lana è un mitico capo di vestiario che preserva da tutti i mali. È un simbolo. Ma a chi non è mai stato detto figliolo ha indossato la maglia di lana. Quindi la giornata di ieri, quella di oggi, e anche quella di domani, è perché no quella dopo. La dedichiamo alle nostre madri, a tutte le nostre madri, imperfette, rabbiose, insopportabili, magnifiche, per tutto l'amore che ci hanno dato e per quello che non ci hanno dato quando erano troppo stanche e troppo disperate per darcelo. Sì, perché eh, ci sono anche dei momenti in cui si soffre, le mamme soffrono e quindi non hanno la forza di darci questo amore, ma dura poco. E visto che ci siamo, lo dedichiamo a tutte, proprio a tutte, anche alle madri cosiddette surrogate, i neonati strappati alle loro madri o se preferite alla proprietaria dell'utero in cui sono stati nove mesi e di cui hanno condiviso i neurotrasmettitori nel periodo in cui la neurogenesi e al massimo della sua potenza subiscono un danno epigenetico, un'attivazione permanente dell'asse ipotalamo, ipofisi, insomma termini troppo tecnici che ci interessano poco, preferiamo quello della maglia di lana e soprattutto così come conclude, la verità vi renderà liberi, così ha detto Gesù Cristo, la verità vi renderà liberi, non il politicamente corretto, la verità vi renderà liberi, non il politicamente corretto, mi piace ripeterlo, che è la più totalitaria forma di menzogna imposta. Il politicamente corretto, a questo si riferisce evidentemente. Quindi, una giornata da dedicare a tutte le madri, l'8 marzo, oggi, domani, dopodomani e tutte le giornate alle nostre mamme. Sabato prossimo, Nunzio Angiola, candidato alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle, eletto che ha ottenuto ad Accoviva 5.486 voti corrispondenti a quasi il 44%, e Angela Anna Bruna Piarulli, candidata al Senato della Repubblica per il Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto 4.800 voti, saranno in piazza Vittorio Emanuele II alle 18.30, sabato 10 marzo alle 18.30. Incontro pubblico di ringraziamento ai cittadini che hanno dato questo suffragio notevole, suffragio elettorale, questa... questa Forte, questi forti numeri a favore del Movimento 5 Stelle. Ecco, noi ci auguriamo che questi appuntamenti da parte dei politici che rappresenteranno le istituzioni non, possano, non si concludano solamente nel periodo preelettorale e postelettorale immediato ma che possano continuare, perché dove c'è una legge che purtroppo ha tolto agli elettori il potere di individuare il nome, di segnare il nome e cognome della persona a cui vogliono indirizzare il voto, se si vuole ricostruire questo rapporto di fiducia tra cittadino, elettore e politico, non bisogna lasciare il territorio nelle mani dei singoli consiglieri comunali, dei sindaci perché spero che almeno i nostri parlamentari, i nostri rappresentanti dello Stato ad alto livello lo abbiano capito, che a livello di comuni stiamo messi male. Stiamo messi male sì perché ho fatto una passeggiata diciamo, sul sito del comune di Acquia delle Fonti e subito ho visto statuto comunale. Ma come è stato condiviso? questo statuto comunale da parte di lor signori consiglieri comunali che fanno parte della commissione e da lor signori rappresentanti della maggioranza, da lor signori amministratori tutti assessori e sindaco in testa. Andava condiviso riga per riga quello statuto comunale in commissione e con l'opinione pubblica. Andava condiviso articolo per articolo ho dato una lettura velocissima e mi rendo conto che c'è tanto da dire e soprattutto leggendo quello è tanto e tanto, tanto e tanto eclatante che c'è qualcuno che non ha capito nulla di che cosa significhi la trasparenza. C'è qualcuno che pensa che si possa continuare a prendere in giro gli elettori. Perché per esempio dire poi c'è l'apposito regolamento che disciplina questo o quest'altro articolo è come dire poi ve la vedrete col mese di marzo, stiamo a marzo. Ma non è così, non è così che si può amministrare una comunità che si chiami Acquaviva o si chiama chissà quale altro comune. Non è possibile che si ritorni dopo cinque anni a presentarsi, ad aver la faccia tosta, politicamente parlando, di ripresentarsi all'elettorato senza aver condiviso con l'elettorato uno strumento così importante, lo statuto comunale, e non con una semplice pubblicazione all'albo o con la possibilità di presentarlo in una pubblica adunanza. La partecipazione è articolo per articolo, riga per riga. Ci dispiace che questi signori consiglieri comunali, dopo cinque anni, non abbiano ancora capito nulla della trasparenza, del loro significato e non ne vorranno poi agli elettori nel momento in cui vedono che le sigle dei partiti che rappresentano hanno ricevuto una sonora sconfitta dal punto di vista elettorale, anche se a livello nazionale. Un saluto a voi tutti.